Ma io vorrei portare un esempio molto lampante. Sono sindaco soltanto da un anno, di un'esperienza amministrativa molto giovane. Di fatto sono l'unico che aveva un'esperienza amministrativa, quindi con me ho portato tutti i ragazzi che non avevano queste esperienze e contemporaneamente abbiamo fatto sul campo un vero processo di rottamazione, al punto che devo stare attento che tra un po' verrò rottamato anch'io, perché noi abbiamo fatto veramente un grande legame con le vecchie generazioni. Noi abbiamo tenuto uniti i vecchi del partito, i vecchi compagni, i vecchi democristiani, la società civile e ce l'abbiamo fatta a prendere la credibilità di queste persone. Quello che avrei voluto, che ho portato dietro è un evento storico. Siamo l'unico comune in provincia di Siena che nel mese di gennaio aveva approvato il bilancio di previsione. Su quel bilancio abbiamo ottenuto una firma di un accordo storico di protocollo d'intesa con tutte le associazioni di categoria. Abbiamo ottenuto la firma di tutti i sindacati e quindi questa è una grande esperienza, una grande forza. Abbiamo dimostrato che sulla credibilità di un gruppo giovane si può creare, diciamo, un processo nuovo di rinnovamento. La credibilità deriva, diciamo, dalla forza che abbiamo ottenuto nel territorio, conquistandocela anche dalla CGIL a Confindustria. Però noi, lo dico a Matteo, lo dico a tutti quanti voi, dobbiamo fare uno scatto in avanti, dobbiamo stare più a sinistra della CGIL, perché dobbiamo essere noi ad interpretare il dolore della sofferenza delle persone che non hanno lavoro, che soffrono e che faticano, perché non c'è nessuno che altrimenti può interpretare quel dolore. E allo stesso tempo dobbiamo essere più avanti di Confindustria. Sono troppo lenti anche loro. Noi dobbiamo avere la dinamica di creare nuovi processi di ricchezza. Dobbiamo creare dei meccanismi completamente nuovi. Dobbiamo liberarci da regole e regolette. Dobbiamo dare un periodo di economia libera. Poi faremo i controlli a posteriori. E dobbiamo avere una credibilità incredibile. Sbaraccare tutta una serie di baracche che sono insostenibili. Nel mio comune, per fare un piano strutturale, dobbiamo prendere 36 permessi. Io ho tre sovrintendenze, quattro soggetti che gestiscono il bacino idrico, tre ATO, due autorità idriche. È una pazzia. Queste sono tutte baracche che vanno sbaraccate perché altrimenti gli imprenditori se ne vanno via dai nostri territori. Dobbiamo avere la forza di creare quindi un meccanismo molto agile, comune, regione, Stato. E soltanto chi ha amministrato su un ente locale, questa dovrebbe essere una grande riforma istituzionale, può far parte di un Parlamento, perché chi soltanto sta al pezzo, H24, e si fa tirare la giacchetta da propri cittadini, ha dignità di andare a rappresentare i cittadini, perché nelle nostre stanze le persone entrano, non c'è filtro, vengono, piangono e soffrono e capiamo i loro problemi. Chi deve interpretare questa esperienza amministrativa? Io a Matteo ho detto una cosa soltanto. Dobbiamo essere persone normali. Ragazzi, la normalità paga. Io la settimana dopo che sono diventato sindaco, ero andato a fare la spesa e mi hanno detto: ma come, il sindaco fa la spesa? Ho detto: signora, io mangiavo anche la settimana scorsa. Cioè, è una cosa normalissima. Però noi dobbiamo essere quella generazione che accompagna, quando abbiamo tempo, i bambini a scuola la mattina, perché si impressionano le persone, ragazzi, si impressionano, ma allora siete persone normali. Noi dobbiamo dare questo grande segnale di normalità. Se noi siamo in grado di parlare come parlano loro, noi saremo credibili. E quello che ha fatto Matteo questa mattina ci ha fatto capire che lui è un ragazzo come noi, credibile, sul quale noi riponiamo tantissima fiducia, perché ha rifatto nascere una passione e un entusiasmo incredibile. Noi dobbiamo essere semplici, diretti, schietti, ma soprattutto dobbiamo far comprendere una cosa: la dicotomia destra-sinistra è finita. O noi siamo in grado di disegnare il futuro dividendo la società in due grandi categorie, fra chi, diciamo, fa un impegno per se stesso e chi lo fa per gli altri. Noi siamo fra coloro che si impegnano per gli altri, noi siamo al servizio degli altri. Quello che vuol dire oggi essere di sinistra, di centro, non c'è più bisogno di dire questi termini, noi dobbiamo essere al servizio degli altri. Noi dobbiamo fare la differenza fra chi è conservatore e chi è innovatore, fra chi è, diciamo, in un certo qual modo fa filosofia politica e chi è pragmatico, tra chi si sporca le mani la mattina, fra chi quando c'era la neve per 14 giorni ha rischiato, come nel mio caso e come i miei assessori, neanche di vedere nascere il figlio. Per fortuna è nato il giorno dopo che avevamo pulito le strade. Per questo dico soltanto un concetto, che noi dobbiamo fare un grande processo violento di cambiamento democratico. I processi, ragazzi, ve lo dico, sono violenti, vanno fatti dentro la democrazia, ma vanno fatti. Grazie.